Gli anni passano, ma non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, anche perché, ahimè, come qualcuno diceva, nel corso degli anni si sono ripetute esperienze, se non uguali, certo molto simili. I paragoni sono sempre sbagliati, però bisogna farli. Quando nel Ruanda, gli Hutu hanno ucciso in un mese e mezzo 1 milione di Tutsi a colpi di macete, beh, non facciamo il paragone, però urliamo, diciamo che è una tragedia, una cosa terribile. Un giorno della memoria virtuale per un ricordo reale. Cerimonie in tutta la Toscana, molte digitali, come quella organizzata dalla Regione al Teatro della Compagnia di Firenze per ricordare le vittime dell'Olocausto, un'occasione inedita di cui si sono sfruttate anche le potenzialità. Quest'anno, invece di raggiungere, i 70 insegnanti, ne raggiungiamo 250 e poi dopo tutti. Quindi tutte le scuole, già anche questo di stamani, va nelle scuole, gli insegnanti, gli studenti li possono utilizzare. Iniziative anche in altre città toscane, come Lucca, dove è stato inaugurato il Giardino dei Giusti. In mattinata l'Università di Pisa ha annunciato il conferimento della laurea honoris causa in Scienze della Pace alla senatrice Liliana Segre, che terrà la sua lectio magistralis da remoto il 2 febbraio. Alle 15 è prevista la seduta solenne del Consiglio regionale e sempre nel pomeriggio in prefettura verranno consegnate le onorificenze ai sopravvissuti dei lager.